La varietà armonica è una delle cose più importanti che possiamo fare come chitarristi jazz e come musicisti jazz. E questo non soltanto nell'accompagnamento, perché se tu sei un musicista jazz sai che comunque l'armonia molto spesso si fonde con la melodia e quindi non sempre c'è questo distacco tra accordo, accompagnamento e melodia e assolo. Quindi quello che ti andrò a spiegare adesso è una cosa che tu puoi utilizzare sia come accompagnamento quando devi accompagnare un solista, sia quando devi suonare un brano, ad esempio in chord melody, quindi in guitar solo, e sia quando vuoi introdurre degli elementi armonici all'interno del tuo solo. Andiamo a vedere quindi come utilizzare un voice leading interessante all'interno del 251, ovvero all'interno della progressione armonica probabilmente più utilizzata dai musicisti jazz e dalla musica jazz. Prendiamo ad esempio un classico 251 in Do maggiore, quindi Re minore 7, Sol 7 e Do maggiore 7. Vediamo adesso che cosa possiamo fare quindi all'interno di questa progressione armonica. Mettiamo caso che stiamo suonando con uno stile bebop, quindi non con uno stile, diciamo così, traditional alla Freddie Green, dove andiamo a scandire tutti i quarti, ma utilizziamo un accompagnamento un pochino più broken, cioè un accompagnamento un pochino più libero, appunto in stile più bebop. E quindi vediamo che cosa possiamo fare e quali sono quelle soluzioni che secondo me sono molto importanti e come ricavarle. Allora, una cosa molto importante che io faccio innanzitutto è quello di cercare di capire innanzitutto quali sono le voci che voglio muovere e che valore voglio dare a queste note. Allora, mettiamo a caso che stiamo sul Re minore 7. Ok? Quindi mettiamo a caso che io voglio far cantare La. Ok? Quindi in questo caso canta la quinta dell'accordo e voglio far rimanere quella nota lì al canto sul Re minore. Quindi cosa posso fare? Posso utilizzare questa posizione classica del Re minore 7 dove vado a mettere queste note Mi, Fa, La, quindi proprio le note essenziali, quindi nona, terza, che crea questo effetto bellissimo sul minore e non solo sul minore, e il La al canto, quindi viene fuori questo accordo. Ok? Quindi cosa posso fare? Ad esempio io dal Re minore innanzitutto devo capire che devo andare al Sol 7. Che cosa posso fare? Quindi voglio rimanere sempre con il canto, al canto con la nota La. Quindi sul Sol 7 diventerà un Sol 9. Ma se io faccio questo, va bene, ma suona un pochino statico, non creo, diciamo, un movimento di voci o chiamiamolo anche un cosiddetto contrappunto che può creare stimolo ad esempio ad un solista. Quindi potrei fare questo movimento di voci qua, per esempio. Quindi che cosa ho fatto io? Il Mi si è praticamente, cosa ho fatto? È sceso cromaticamente, quindi Mi, Mi bemolle, Re, Re bemolle, Do, fino ad arrivare al Si, e vuol dire che in questo caso siamo arrivati al Sol 7. Quindi sul Sol 7 io suonerò Si, Fa, La, quindi terza, settima minore e nona. Quindi questo. Ovviamente con un beat, quindi puoi mettere una backing track, quello che vuoi, e devi cercare di far entrare questa cosa, di collegare questa cosa sul timing. Quindi ad esempio 1, 2, 3, 4. Ancora 1, 2, 3, 4. Poi da qui che cosa posso fare? Posso andare, per esempio, sempre ragionando con la nota al canto, che cosa voglio che faccia? Da La posso andare alla bemolle, per esempio, quindi metto la nona minore sul Sol, quindi muovo qualcosina anche sul Sol 7. E quindi viene fuori questo. Ok? Senti come si muove un pochino rispetto a. Ok? Quindi questo. Questo lo posso suonare così, lo posso suonare anche con il basso, eh? Però a mio avviso non è bello tanto ribattere questo basso così, a meno che non siamo appunto in un contesto di guitar solo, cioè dove suoniamo da soli. Quindi questo è quello che viene fuori. Poi dal Sol 7 io vado al Do maggiore settima, che cosa faccio? Sempre in questa posizione suono Si, Mi, Sol, quindi dal La bemolle vado alla quinta, cioè dal La bemolle vado al Sol, che è la quinta di Do, quindi. Ok? Sul Do che cosa posso fare? Quindi come vedi, ricapitolando, io seguo sempre una linea melodica, come se stessi facendo un assolo. Se io questa linea melodica la suonassi
anche non a solo, funzionerebbe comunque. Quindi il voice leading, ho fatto tanti video sul voice leading e ne ho fatto uno proprio su come creare varietà armonica sugli accordi, e te lo lascio linkato qui sopra. Il voice leading è una delle cose più importanti che puoi fare sia nell'accompagnamento che nell'assolo. Quindi tornando noi sul Do maggiore 7, io posso fare questo. Quindi, ricapitolando, dal Sol bemolle 9, Do maggiore 7, che cosa posso fare adesso? Dal Sol posso andare ad esempio al Fa diesis, cioè il Do diventa lidio, cioè da questo Do maggiore 7 diventa questo, ok? Un classico. Quindi, come vedi, non faccio salti, seguo sempre una logica, diciamo, e cerco di collegare le note per grado congiunto, senza fare delle note a salti, senza lavorare come fanno magari i chitarristi che imparano 8.000 progressioni di accordi e poi suonano queste progressioni così a strabalzo l'una dall'altra. Io, se posso, cerco di evitarlo. Quindi, questo, dal Sol andiamo a Fa diesis, e dal Fa diesis posso andare al Mi, quindi utilizzando questa posizione, Do maggiore settima, classico drop 2, suonando solo Sol, Si, Mi, e poi posso andare a questa, qui da Mi a Re. Considerando che nel 2-5-1 in genere il Do, o comunque l'accordo di tonica, dura due battute, perché è questo 3-4 Sol 3-4 1-2-3-4, per fare le quattro battute, no? Una di Re minore, una di Sol e due di Do maggiore settima. Quindi sul Do settima posso avere più soluzioni perché ho più tempo. Quindi sul Do 7 succede questo, quindi 3-4 quindi ho fatto Sol, Sol, Fa diesis, Mi, Mi, Re. Ok, poi ovviamente il timing con cui suonare questa cosa te lo lascio decidere a te. Quindi questo è un po' quello che si può fare. Adesso lo andiamo a sentire come suona con una batteria e un basso. Questo è il giro, Sol e Do di Do. Te lo risuono. Quindi Re minore, Sol 7 e 2 di Do. Andiamo a sentire come suona questo voicing. Di nuovo. Ecco, come vedi, questo è un modo per creare varietà. Ci sono tantissime altre soluzioni, ad esempio. Quindi, velocemente, sul Re minore, per esempio, Fa, Fa, Mi, Mi, poi sul Sol faccio Mi bemolle, quindi vedi, seguo un voice leading cromatico, Mi bemolle, Re, Re bemolle, Do, quindi dal Fa sono arrivato al Do, fino anche al Si, quindi Do sesta, Si, te lo faccio risentire. Sol 7 e Do. 2, 3, 4. E dal Do sono andato avanti, quindi Do, Do, Si, Do, Re, Mi, poi Fa. Quindi questo è un po' il discorso. Ovviamente potremmo stare qui a fare un video di un'ora e farti vedere tutte le possibili soluzioni che ci sono sul voice leading, però ecco, è una cosa molto interessante secondo me riuscire a creare questo tipo di cose, proprio perché non diventiamo più dei chitarristi legati prettamente allo strumento, ma andiamo a ragionare in maniera molto più musicale. Nel senso che se tu questi voicing li applichi al pianoforte funzionano ugualmente, quindi siamo al di sopra del nostro strumento, cioè stiamo utilizzando una cosa che non è che funziona solo per la chitarra, ma è una cosa che funziona molto bene per la musica jazz in generale. Spero che questo video ti sia piaciuto, se è così metti un bel like e eventualmente se ti va iscriviti al canale, e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!